Buongiorno, si apre una settimana cruciale per la politica e le sorti del governo Conte. Alla vigilia delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in Senato, i 5 Stelle si riuniscono per mettere a punto la strategia. Ieri, nel pranzo con Grillo, la linea del no a Salvini. Resta sul tavolo l'ipotesi di un confronto con il Partito Democratico. Francesca Lagorio. Mai più con Salvini, così Di Maio aprirà l'assemblea dei gruppi dei 5 Stelle a Montecitorio alla vigilia del discorso del presidente Conte al Senato sulla crisi politica e all'indomani del summit di Bibona, dove Beppe Grillo, con tutte le anime del movimento, dal presidente della Camera Fico ai capigruppo a Casaleggio e Di Battista, ha segnato la strada. Il ministro Salvini prima ha aperto una crisi assurda in agosto, poi ci comunica che il suo telefono è sempre acceso e poi ricomincia ad insultarci parlando di fantomatici accordi tra il movimento e Renzi. Io credo che noi dobbiamo soltanto avere fiducia nel Presidente del Consiglio e nel Presidente della Repubblica. Che il leader della Lega non sia più un interlocutore credibile, che sia inaffidabile, sono tutti d'accordo. Spiace per i parlamentari leghisti, tengono a sottolineare, ma è sul dopo che si annidano i problemi. C'è chi ancora, da Paragone a Buffagni, invita la prudenza. Ma la via della trattativa per scongiurare un ritorno alle urne sembra passare inevitabilmente dal PD. Non ci siederemo mai al tavolo con Renzi e Boschi, dicono oggi Bonafede e Caro, è la bufala dell'estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il governo. Chi il 20 agosto voterà in Senato, aggiunge il ministro, contro Conte, lo fa solo per impedire la riforma. Il nostro obiettivo è il taglio di 345 parlamentari, anche se il 22 agosto, quando ci sarà il voto alla Camera, il presidente del Consiglio Conte potrebbe essere già salito al Quirinale. E Salvini va all'attacco dei 5 Stelle sull'ipotesi di un'intesa con il Partito Democratico. Lo spieghino al Paese. Natalia Zevi. Il Movimento 5 Stelle ha scelto Renzi? Auguri. Lo spieghino a Bibbiano, a Banca Etruria, a Monte dei Paschi di Siena. È un Salvini sul piede di guerra, quello che parla dai microfoni di Radio Anch'io e che tuona contro un possibile esecutivo Partito Democratico 5 Stelle e minaccia la mobilitazione nelle piazze. Hanno solo paura di perdere la poltrona. I giochi di palazzo non sono un dispetto a Salvini, sono un dispetto agli italiani. L'unica emergenza nazionale reale sotto gli occhi di 60 milioni di italiani in questo momento è una manciata di parlamentari che hanno il terrore di andare al voto. Il leader della Lega ammette che il governo giallo-verde era fermo. Erano evidenti i troppi no alla TAV, all'autonomia, alle grandi opere, a una riforma della giustizia incisiva. No alla riforma fiscale, ma aggiunge contatti per altre possibili maggioranze erano già avviati. Perché nasca un governo PD 5 Stelle serve, insistono dal Carroccio, il voto dei 40 senatori renziani al Senato. I grillini lo dicano chiaramente, accetterebbero quei voti, sì o no? A parlare di alleanza innaturale è anche Forza Italia, che dice l'unica alternativa ad un governo giallo-verde è un centrodestra forte.